Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, io faccio il video adesso perché sono entrato tardi da Frosinone e quindi niente, lo faccio adesso. Allora, ieri si è giocata la partita Frosinone-Pisa allo Stirpe. Io direi, sceso in campo un Pisa con l'idea giusta, la mentalità giusta, Frosinone che si trova in vetta alla classifica, ma non per niente, non in vetta alla classifica, è una squadra forte, una squadra veramente, cioè ci è voluto tutto l'impegno possibile per fermare questa squadra. La squadra Frosinone che è in palla sicuramente e si è visto ieri, ma è stata fermata dal nostro Pisa, insomma sostanzialmente. Il discorso è questo: ci sono state pochissime occasioni sia da parte che da un'altra. Io direi due per il Frosinone e una per il Pisa su calcio d'angolo di Morta, che il portiere ha salvato al photo finish. E per quanto riguarda il primo tempo, il Pisa si è trovato in difficoltà, ma Calabresi ha sventato il pericolo. Quindi dopodiché, primo tempo finito. Nella ripresa c'è stata l'occasione di Insigne, invece di tirare passa a Mulattieri e quindi niente, la palla si spegne sul fondo. Per quanto riguarda il Pisa, un tiro di Mastino, ma poi niente più. Dal 60-65esimo io direi che le due formazioni si sono accontentate del pari, un pari che va bene sia a Frosinone sia a Pisa. In definitiva, diciamo così, il Frosinone gli consente questo pari di rimanere in vetta alla classifica senza troppi problemi e il Pisa di avanzare di una posizione in playoff, sempre che stasera vedremo la partita contro Brescia. Insomma, vedremo il Brescia, quali saranno i risultati del Brescia, quindi poi vedremo poi per meglio, insomma, come si delineerà la classifica. Ma comunque noi siamo, diciamo così, sulla strada giusta, sulla retta via, perché insomma i risultati utili consecutivi si stanno concatenando. Io vi ricordo che pareggiando fuori casa e vincendo in casa, la media è promozione, c'è niente da fare. Quindi io sono contento. Ieri è giusto che sia così. Insomma, un Pisa, diciamo così, un po' più arretrato, un Pisa guardingo, ecco, diciamo così, una difesa che ha funzionato alla grande, centrocampo buonissimo, centrocampo per il Pisa, insomma, anche poi le sostituzioni hanno, diciamo così, hanno dato i suoi frutti. Anche il Frosinone non ha poi, insomma, più, ripeto, dopo dal 60-65esimo poi non ha più pigiato sull'acceleratore, perché comunque le due squadre si respirava nell'aria che avevano il timore sia una che l'altra di uscire sconfitti, e quindi l'importante era uscire indenni da questa gara. Uno 0-0, io ripeto, insomma, di emozioni è stata priva, a parte queste due o tre occasioni, ma proprio per il resto, sia da parte del Pisa, da parte del Frosinone, sono state fermate, diciamo, a centrocampo. Ecco, questa è la disamina della partita. Poi Livieri ha fatto una bella parata. Comunque, alla fine, 1-0-0, che accontenta tutti. Un punto d'oro per il Pisa. Avanti così. Va bene così. Bravi i ragazzi. Bravissimo il mister. Io direi che siamo sulla retta via. Va bene così. Bene, io vi rimando stasera alla trasmissione. Noi siamo Nerazzurri. E che dire? Io vi ricordo una cosa. Il Pisa resta e tutto il resto passa. A stasera.